Grazie anche da parte mia per questo invito, questa squisita ospitalità. Bene, una premessa. La tesi che vorrei provare a sostenere è che la nascita, dimensione raramente assunta, diversamente dalla morte in ambito filosofico, porta a una critica, o meglio una ridescrizione della nozione di soggetto e soprattutto della sua autonomia, così come si sono venute affermando nella modernità cartesiana e post-cartesiana. La nascita messa a tema, in questo contesto, non è il parto e l'avvento del nuovo nato, ma ciò che ancor prima accade a livello prenatale nel grembo materno e che rappresenta effettualmente la prima nascita. Proverò a farlo a partire da quanto affermato sul tema da Hegel, con la sua tesi della madre come genio del bambino, per proseguire con Zahner, con la focalizzazione relativa alla struttura originariamente sociale del feto, concentrandomi poi su Sloterdijk, sostenitore della vita intrauterina come assoluta e radicale coesistenza, per concludere con Buber e la sua ontologia della relazione. Almeno questo è il progetto, poi i tempi mi diranno quanto lo potrò sviluppare. Queste pur diverse prospettive teoriche conducono, a mio avviso, a una profonda revisione dell'idea di soggetto, dalla sua concezione sostanzialista a quella delle metafisiche moderne, dall'identificazione con la categoria di individuo autonomo e razionale a quella con la capacità di azione individuale che si riflette in forme di attivismo soggettivistico. Ciò che invece si tenderà a evidenziare è una ridefinizione del soggetto colto nella sua singolarità come il polo di una relazione che lo attraversa e da sempre lo costituisce. E ciò proprio a partire da quell'originario, originante spazio condiviso che risulta nascendo e annidandosi nel grembo materno, un evento che non va ridotto al solo aspetto biologico. Da ciò può venire una nuova forma di consapevolezza che rende i soggetti capaci di superare l'arroccamento individualistico e attivistico, rammemorando la loro origine relazionalmente qualificata. E vengo appunto al primo punto, Hegel e il connessere intrauterino tra madre e nascituro. Hegel analizza puntualmente lo status del nascituro nel grembo materno e lo qualifica come un radicale connessere con la madre fino a un processo di simbiosi assoluta. La vita fetale nel grembo è per lui vita allo stato più basso, vita vegetale totalmente dipendente dalla madre, che anima il feto con la propria vita dotata di superiore organizzazione. Di fatto il bambino nel grembo è identico alla madre e di conseguenza non può avere alcuna autonoma individualità. Questa è la tesi fondamentale di Hegel, esposta nelle sue lezioni di antropologia, a proposito della storia originaria dell'anima sentimentale, segnatamente dell'anima sentimentale immediata, con il leitmotiv secondo il quale la madre è il genio del bambino, e rispiega che nella relazione originaria tra la madre e il futuro bambino si dispone di fatto di un'unica soggettività per due individui. L'individuo riceve le prime impressioni a livello placentario, fetale ed acustico grazie al fatto di essere impregnato di animazione attraverso l'anima della madre, ovvero, per usare l'affermazione testuale di Hegel, la materna ipseità lo compenetra facendolo vibrare e determinandolo in maniera irresistibile come una sostanza che è soltanto predicato, non autonomo. Questo soggetto, la madre, può essere chiamato il genio dell'individuo così. Il feto partecipa al sé dell'esistenza materna fino al momento in cui l'avvenuta maturità lo rende in grado di diventare un essere per sé specifico e sostanzializzato. Scrive ancora Hegel, è questo, nella sua esistenza immediata, il rapporto del bambino nel ventre materno. Si tratta di un rapporto non meramente corporale, né meramente spirituale, bensì psichico, un rapporto dell'anima. Madre e bambino sono due individui e tuttavia in unità psichica ancora inseparata. L'uno non è ancora un sé, non è ancora impenetrabile, bensì è privo di resistenza, l'altro, il suo soggetto, è il sé singolare di entrambi gli individui, la madre è il genio del bambino. Con genio infatti si intende in genere l'ipseità totale dello spirito, nella misura in cui essa esiste per sé e costituisce la sostanzialità oggettiva di un altro, il quale è posto solo esteriormente come individuo. Quest'ultimo è un essere per sé soltanto formale. L'elemento sostanziale del genio è l'intera totalità dell'esserci, della vita, del carattere, non come mera possibilità, capacità o come in sé, bensì come effettività e attivazione, come soggettività concreta. Fine della distinzione. Questa analisi hegeliana del rapporto madre-bambino nella vita intrauterina è davvero rilevante con non poche implicazioni.
il rapporto simbiotico del feto con la madre segnerà la psichicità del bambino stesso mettendolo in comunicazione con il mondo. Ciò vuol dire che la rappresentazione del reale dell'infante ha sempre, in conseguenza anche evidente nella vita adulta, ha sempre bisogno dell'altro. Il bambino dovrà prima soggiornare nella madre per poi poter metabolizzare lo spazio simbolico. In tal senso davvero la madre è il genio, come dice Hegel, che crea le condizioni per mettere il bambino in relazione con il reale. La madre assume dunque una funzione primaria, mediatrice, e conduce il neonato alla forma vitale primaria di intuizione e di appropriazione della realtà. Per Hegel quindi la costituzione della soggettività del bambino non è mai autonoma, mai mediata dall'altro. Coscienza e libertà dell'infante emergono da questa originaria e originante relazione simbiotico-comunicativa. Per tutta la vita la coscienza dovrà rammemorare questo itinerario di riconoscimento grazie alla relazione con l'altro, solo così il soggetto perderà l'effettiva autocoscienza di sé e al modo del suo essere divenuto. L'io è dunque il rapporto con l'altro, e ciò emerge fin dal feto e dall'essere nascituro in questa relazione originaria madre-figlio, strutturante e qualificante in questo inderogabile Mit-Sein. Il rapporto tra madre e bambino è in tal senso per Hegel, sono le sue parole, un rapporto magico, questa è la sua definizione, un rapporto magico, e prosegue, in cui il nesso con la madre non è mediato soltanto dal cordone ombelicale della placenta. Se così fosse, puntualizza ancora Hegel, la considerazione sensibile e riflettente non andrebbe oltre l'esistenza esteriore anatomica e fisiologica. In vista dell'essenziale, però, cioè del rapporto psichico, questa esteriorità reciproca, quell'esteriorità reciproca e quella mediazione sensibile e materiale non hanno nessuna verità. In tale contesto, riafferma e precisa, non ci si riferisce soltanto a quelle che lui chiama stupefacenti comunicazioni di determinazioni che si imprimono e si fissano nel bambino o la madre in gravidanza viva delle emozioni violente o delle regioni, ma precisa, l'intero giudizio psichico della sostanza, e così il bambino ha ricevuto entro sé, originariamente e non per comunicazioni, le disposizioni tanto alla malattia quanto alla figura, all'indole, al carattere, al talento e perfino alle idiosincrasie proprie della genitrice, così dire. Quindi già in Hegel, quindi, come vedete, abbiamo un ridimensionamento radicale dell'autonomia e dell'autocostituzione del soggetto a partire dallo stato natale fetale. E vengo al secondo punto. Anzana e il ruolo sociale del feto. Chiaramente con i filosofi, soprattutto le filosofe della nascita, una tale prospettiva anticipata da Hegel indubbiamente si radicalizza. Per Anzana, così dico, addio prediletto di Karl Jaspers e recentemente scomparso, esattamente il giorno dopo di Natale, 17, autore del primo vero testo sul tema, dal titolo Nascita e Fantasia, finalmente uscito anche in italiano, la nascita è e rimane un evento sociale strutturante l'umano soggetto e solo il parto implica uno slegarsi dal rapporto simbiotico con l'altro, o meglio con l'altra, la madre. Nella sua dimensione concreta la nascita implica sempre, proprio già a partire dalla dimensione intrauterina, una dimensione di passività e di incrocio con l'alterità grazie in virtù del fatto di essere generati da altri. La tesi di Zahn è articolata e teoricamente raffinata. Cito, l'essere nel grembo materno, Zahn, Mutterleib, è una forma dell'essere nel mondo, in Derwell Zahn. Nel grembo materno l'essere diventa un ambiente fetale, per quanto piccolo. L'essere nel grembo materno, Zahn, Mutterleib, è una forma dell'essere insieme, Mitz. Zahn parla, evidente con l'intero capitolo, del ruolo sociale del feto e di ciò di primo acchito appare paradossale. Non è soltanto il venuto al mondo che è insieme anche il venuto in società? Quale può essere la funzione sociale del feto? Zahn la chiarisce puntualmente. Ogni nuovo nato non si autogenera, ma viene sempre generato dalla madre, che lo porta in grembo, e dal padre, se c'è, che lo inserirà nella struttura sociale di un gruppo e nella più ampia organizzazione pubblica di una società. C'è tutta una ritualità burocratica con cui la società accoglie il nuovo nato, riconoscendolo lo status pubblico di soggetto di diritto, nome di battesimo, data e luogo di nascita, il tutto da notare in un pubblico registro. Tutto ciò mostra per Zahn come il concepimento, la gravidanza e il parto abbiano un evidente aspetto relazionale e sociale, in un primo tempo più ristretto e intimo, per poi allargarsi a una dimensione più ampia e pubblica. Tre elementi su tutti andranno a dire di Zahn a determinare il ruolo sociale del nascituro: il suo peculiare modo di essere, la rete relazionale con la madre, la famiglia e la società nel suo insieme, l'attenzione del sistema sociale nei suoi confronti. Per quanto riguarda il modo di essere nascituro, occorre innanzitutto precisare per il filosofo svizzero che con la fecondazione non nasce una nuova vita,
ma più semplicemente realtà già viventi, come lo spermatozoo e l'ovulo, incontrandosi, fanno sì che la vita già presente si costituisca in una nuova struttura peculiare e abbia così inizio un nuovo essere vivente. E a questo punto si pone una domanda cruciale. Questo nuovo essere vivente è già da subito un uomo? Su questo terreno si possono riconoscere per Zahn tre diverse posizioni. La prima ritiene che, già nell'esistenza prenatale, un tale essere vivente è pienamente inserito nella storia concreta di una persona specifica e va considerato fin dall'inizio un uomo. La seconda ritiene che si possa parlare di uomo in senso proprio solo a partire dalla sua forma matura, fisiologicamente garantita da un adeguato sviluppo della sua dimensione corporea e socialmente in grado di comunicare nel mondo sociale e di orientarsi in quello oggettuale. Il feto in quest'ottica non può essere propriamente considerato un uomo. La terza, più articolata, abbandona la qualificazione statica dell'esistenza prenatale e se intende il modo d'essere nascituro in senso teleologico. Tale modalità d'essere è dialettica in duplice senso, scrive Sager, in modo concettualmente astratto concepirà il feto come una realtà che non è ancora, ma che sarà, e questo sarà e allo stesso tempo già una predisposizione. L'esistenza prenatale è un essere per l'essersi, sein und sein, invece in modo dialetticamente realista si sosterrà che, poiché si ha qui a che fare con un'evoluzione reale, anche lo stato dell'esistenza prenatale dovrà essere considerato. In tal modo ogni momento e ogni livello dell'esistenza prenatale coincide con la dialettica del progressivo divenire uomo. Zahn sembra optare per questa terza posizione teleologica, anche se è pienamente conscio che, per quanto soddisfacente sul piano teoretico, non è facilmente applicabile sul piano concreto. Per quanto riguarda invece la rete relazionale del nascituro, il suo stesso modo d'essere, ovvero il suo sein zum Menschsein, cioè l'essere per l'essere umano, spiega la ragione di un atteggiamento oscillante della società nei confronti del feto. Il nascituro da un lato non è mai in nessuna fase della sua esistenza prenatale un tutt'uno con la madre, in questo polemizza con Hegel, dall'altro, pur essendo un essere vivente, non ha ancora un esserci proprio autonomo. Il nascituro interagisce almeno passivamente con la madre che, nel corso della gravidanza, subisce alterazioni profonde. Una tale interazione ha un carattere sia biologico sia psichico, scrive Sager. Il corpo della donna si arrotonda, la motilità si modifica. Dal punto di vista biologico vi è dunque fin dall'inizio una relazione che si può definire in termini di un rapporto di scambio reciproco, l'essere parenti. Il fatto biologico ha già in questo modo una dimensione sociale, annuncia alla società la gravidanza e la rende attenta al nascituro. Accanto a questa relazione biologica se ne struttura un'altra di tipo psichico che riguarda in maniera inizialmente del tutto univoca la relazione della madre con il nascituro. Dal momento in cui la donna percepisce il movimento del nascituro nel proprio grembo, il rapporto si individualizza e diventa più intenso. Si concretizza mediante sentimenti simili a quelli che si provano nei confronti di un essere vivente. Sempre più la donna adegua così il suo stile di vita all'esigenza del nascituro. Non ci si può azzardare a parlare di un vero e proprio rapporto psichico, di reciproco scambio tra madre e nascituro. Dello stato psichico del nascituro non sappiamo ancora nulla, dobbiamo tuttavia presumere in esso una sorta di recettività psichica. Questa condizione psichica della donna, il suo essere madre, sortirà degli effetti sulla formazione psichica attualmente non descrivibile del nascituro. Dovremmo quindi, in un certo senso, parlare di un rapporto di reciproco scambio nel quale l'azione passiva del nascituro sulla madre è certamente più evidente dell'azione attiva della madre su di esso. Fine della lunga citazione. E con ciò emerge anche per Sager chiaramente, poi lo puntualizza ampiamente nel suo volume, la dimensione originariamente relazionale e sociale del feto. Terzo punto, Sloterdijk, e la nozione del noggetto, nobiet, come decostruzione deliberata, in questo caso, del soggetto autonomo. Sloterdijk proporrà l'essere nelle sfere, a partire dalla prima microsfera intrauterina, come elemento qualificante l'esserci. Quello che il lessico di filosofi contemporanei ha chiamato, e Heidegger in primis, l'essere del mondo, per scrivere Sager e scrivere Sloterdijk, significa in primo luogo essere nelle sfere, poiché le sfere costituiscono il prodotto originale della coesistenza umana. Elemento qualificante della realtà sferica è la dimensione dialica radicale, sono i legami di tipo sferico in cui animazioni reciproche si generano attraverso una risonanza radicale. In ognuno di essi appare il dato per cui bisogna essere almeno in due per poter costituire una soggettività reale. Il pensatore vede la bolla originaria che ci qualifica e ci origina a partire dalla nascita in questo modo.
e scrive: nella diade i due uniti, nella loro cella monacale insufflata, formano un'alleanza. Siamo ciò che siamo, senza separazione e giuntura. Questo spazio fortunato, questa vibrazione, torna all'espressione egriana, la vibrazione, questa camera d'eco animata. Abitiamo nel paese del noi, in quanto esseri reciprocamente intrecciati l'uno all'altro. Sempre si vanno a intrecciare, nella ricerca teorica di Sloterdijk, le due dimensioni del soggetto, della sua costruzione e della nascita. La nascita del soggetto, il soggetto della nascita, la nascita del soggetto. Sloterdijk, a partire da Sfere 1, opera di rottura, inaugura un percorso di costruzione e di decostruzione della nascita del soggetto, nella loro reciproca interazione, opposizione, giustapposizione e sovrapposizione. Per lui occuparsi della nascita implica andare alla ricerca della preistoria del soggetto umano. In tale peculiare ottica, Sloterdijk analizza le forme della costituzione dell'individuo fin dalla fase della sua gestazione nell'utero materno, integrando gli strumenti teorici della psicologia del profondo, della medicina, in un'antropologia filosofica che non si sottrae al confronto con le scienze moderne, ma che è, al contrario, in grado di servirsene al fine di elaborare una teoria complessiva della soggettività umana. Nel suo testo, per Sfere, in tre volumi, dedica moltissime pagine alla gravidanza, al parto, al rapporto madre-figlio, ma che ciò colpisce davvero soprattutto alla placenta, al cordone umbilicale, come dimensione del mit, al luogo, al contesto, al vissuto della nascita primordiale che precede la successiva nascita concreta post-uterina. È quella che Sloterdijk qualifica come microsferologia. La microsfera può essere descritta come l'unità originaria costitutiva e costituente di quello che poi diventerà l'individuo. Il globo fisico primitivo non ha un unico punto centrale che si irradi su tutto e lo colleghi, ma due epicentri che si evocano l'un l'altro per risonanza. In tale ottica microsferica ne deriverà una nuova topologia del soggetto, ove l'unione diadica è sempre bipolare, con le parole di Sloterdijk, una bolla gemella, uno spazio virtuale di vissuto elissoidale, con almeno due abitanti voltati l'uno verso l'altro e legati l'uno all'altro come due poli. Tale dimensione microsferica duale o bolla ellittica postula una bisoggettività o cosoggettività originaria. La affascinante visione sloterdijkiana deve molte delle sue suggestioni all'antropologo teologo dei media Thomas Mako, debitore lo è soprattutto per il concetto, anche lessicalmente innovativo, di no-object, di no-oggetto, no-object, che è particolarmente funzionale per la sua filosofia della nascita e per la nuova concezione del soggetto. Cosa sono i no-oggetti? Sono tutte quelle realtà che spiazzano l'osservatore perché gli pongono innanzi qualcosa che non ha ancora una presenza oggettiva data, che non si inserisce nella separazione gnoseologica classica soggetto-oggetto. Sono oggetti non dati, in realtà, che aboliscono la divisione soggetto-oggetto perché la precedono. Ebbene, il presoggetto fetale è uno di questi. In oggetti sono, dice Sloterdijk, con realtà che, con una modalità che non prevede confronto, aleggiano come creature della vicinanza, nel senso letterale del termine, davanti a un sé che non sta loro di fronte. Si tratta precisamente del presoggetto fetale. La cosoggettività intrauterina non vive quindi né di relazioni oggettive tra soggetto-oggetto né di transazioni affettive tra soggetto-oggetto, ma appunto è solo di questa dimensione non oggettuale, meglio ancora di questa comunione non oggettuale, come la chiama Sloterdijk. In chiave non oggettuale va detto il rapporto intrauterino madre-bambino, che non prevede frontalità, interpersonalità e intersoggettività. Nella relazione madre-nascituro si scopre in certo modo l'inesistenza del bambino nella relazione in quanto tale. Uno degli elementi della realtà di questa singolare relazione è il fatto che non esiste qualcosa di fronte a cui il feto potrebbe essere unito in maniera interpersonale o intersoggettiva. Ebbene, il rapporto madre-bambino si estende, si dilata dalla dimensione intrauterina anche a quella immediatamente post-uterina. Anche dopo la nascita, dunque, questa relazione appare assolutamente simbiotica e progressivamente coinvolge anche i padri in quello che Sloterdijk chiama questo amabile microclima che dappertutto si sviluppa spontaneamente tra i volti degli adulti e quelli lattanti, un rapimento estatico di madri adulti e uomini capaci di sentimenti paterni davanti al volto grazioso del lattante dei neonati. Anche se la dimensione è effettivamente simbiotica, rimane però sempre quella della madre bambina, del rapporto madre-bambino, con la loro intesa dello scambio di sguardi, che dice un legame ancora fortissimo.
Questa realtà originaria è una funzione decisiva dell'autoconoscenza di sé perché mette al bando tutte quelle prospettive individualistiche di autonoma costruzione del soggetto che vivono per svolgere nella finzione, con le sue parole, sono fantasmatiche. Il fantasma è una sfera intima che non contiene che un unico individuo, questo stesso individuo, slegato da ogni relazione originaria e originante. E in aperta polemica con Freud ritiene che la psicoanalisi freudiana abbia troppo frettolosamente analizzato la prima originaria relazione madre-bambino già alla luce della divisione soggetto-oggetto. Di qui l'indifferenza della psicoanalisi in rapporto alla fase intrauterina e si tende così a ridurre il rilievo, anzi a sottostimare la pretesa dell'infanz all'intimità, della relazione con la madre. Le tre fasi freudiane, avare, anale, genitale, sono deformate a suo dire dal pregiudizio dell'oggetto e della dimensione interoggettuale e quindi a suo avviso totalmente inadeguate poi la fase coabitativa fetale originaria tra madre e bambino. Le tre fasi appunto sarebbero fin dall'inizio inficiate dalla petizione di principio della ineludibile necessità del rapporto con l'oggetto. Queste tre fasi, Sloterdijk propone altri tre strati che sono caratterizzati da una struttura non gettuale, che sono appunto la fase coabitativa fetale, la prima di queste tre fasi di configurazione non gettuale è la fase coabitativa fetale, in cui il feto esperisce la presenza sensoriale dei liquidi, dei corpi molli, dei limiti della caverna uterina, il sangue placentare innanzitutto, poi il liquido amniotico, la placenta, il cordone umbilicale, la sacca delle acque, sono parole sue, una vaga idea iniziale dell'esperienza delle frontiere dello spazio, data dalla resistenza della parete addominale e dell'ambiente elastico. Il feto sperimenta dunque in questa prima fase una vera e propria comunione nel liquido ed egualmente la realtà del sangue dispensa la comunione. Abbiamo in questa prima fase un regno fluido intermedio integrato in un'entità spaziale a carattere sferico attutita mollemente da più solide frontiere. Emergono come protagonisti ancora una volta il cordone umbilicale che ha potuto dare le prime percezioni della tattilità e la placenta che in quanto messaggero di un primo stare di fronte e di un accompagnatore primitivo del feto possiede una precoce e diffusa presenza. Tutti in oggetti dal momento uno stato di fronte qualcosa che abbia una natura soggettiva. Il primo dono che si trasmette al bambino è divenire il sangue della placenta e questo andrà a realizzare un'autentica comunione nel sangue. Il sangue, in quanto sangue dell'uno è sempre anche sangue dell'altro, scrive Sloterdijk, fonda il primo legame mediale tra le parti della diade intrecciati in modo bipolare e intimo. La seconda fase oggettuale è l'iniziazione psicoacustica nel feto, nel mondo sonoro uterino, che è anche definita come la fase musicale. È evidente, scrive Sloterdijk, che gli avvenimenti acustici non possono essere dati che tramite la modalità dell'oggetto, poiché le presenze sonore non hanno substrato acusale, suscettive di essere scontrate nella posizione di colui che sta di fronte. La fisiologia dell'ascolto, in quanto può essere posto in vibrazione comune, rende evidente il fatto che le esperienze acustiche sono processi indiretti che non è possibile riprodurre nel linguaggio della relazione con l'oggetto. E Sloterdijk sottolinea come si formi l'intimità acustica fetale grazie al carattere mediale del liquido amniotico che trasforma le onde sonore in vibrazioni aventi una pertinenza per l'ascolto. La voce materna, in tal senso, rappresenta una vera e propria giunzione fetale e sempre da intendersi come un cordone umbilicale acustico che unisce quale medium vocale magico prima e ancora dopo il parto non nato con la madre e che sarebbe il germe di ogni comunicazione futura, paradigma originario che era ad essere reduplicato. Anche in tal caso appare evidente il carattere non gettuale e non relazionale nell'ottica soggetto-oggetto di questo cordone umbilicale psicoacustico che permane quale succedaneo del cordone umbilicale perduto anche nell'immediatezza della nascita. L'ultima, la terza delle fasi pleurale e oggettuale, è la fase respiratoria o aerea che è sia intra che extrauterina. In effetti, il primo parto del nascituro, che prima del contatto con la superficie corporea della madre, è nascendo l'aria che respira e prende il posto dell'ormai perduto liquido amniotico. Sloterdijk parla del singolare patto pneumatico tra la madre e il feto, e grazie a un tale rapporto di reciprocità pneumatica,
Sloterdijk ha voluto mettere a fuoco quella che lui chiama la primitiva comunione del respiro. Il rapporto alla fase coabitativa fetale originaria, quella respiratoria, rappresenta già una prima trasposizione extrauterina. Se, come abbiamo visto, la prima vera esperienza del soggetto in Firi è quella dell'immersione in un medium fluido entro delle delimitazioni spaziali completamente presenti, ora ci troviamo dinanzi al trauma del mutamento del medium da quello liquido, il complesso sanguigno amniotico in cui è immerso il feto prima della nascita, a quello che circonda tutti noi, l'aria, e da cui trae inizio la fase respiratoria. Ciò che appare a questo punto rilevante è che il punto decisivo e focale dei rapporti non gettuali, ciò che davvero è comune a tutti e tre, è quello della medialità. Il medium è un elemento transitorio che permette il passaggio, è l'unica cosa che conta nelle relazioni intime originarie. Ciò vale sia per il liquido amniotico, sia per il suono, sia per l'aria. L'essere originariamente accompagnati, inseriti in un medium, conterà poi nella vita successiva alla nascita, o ugualmente, continuamente, andremo alla ricerca di una reduplicazione e di ricerca di nuove dimensioni mediali. Scrive Sloterdijk, l'immersione originaria nel medium fluido del grembo materno e brandelli comunicativi appartenenti alla fase orale psicoacustica perseguiteranno il soggetto in tutta la sua storia. Che non sarà altro che il tentativo di creare media perfetti per una comunicazione limitata, assoluta, alla ricerca della possibile ripetizione dello stato primordiale intrauterino nella sua dimensione relazionale radicale. E so ancora 3-4 minuti, non so. Concludo allora con Buber e l'ontologia della relazione. È Martin Buber a definire con chiarezza la connessione originaria tra la nascita, che qui conta ovviamente non solo come elemento biologico, e l'intersoggettività relazionale dialogica. Quando noi consideriamo il bambino, lo sviluppo dell'io nel bambino, scrive Buber, vediamo che lo sviluppo dell'io è identico allo sviluppo della coscienza dell'io. Il parto dell'io, il suo nascere, venire all'essere, non può darsi in prima istanza se non attraverso la separazione. In origine non c'è nessun io. La vita originaria indifferenziata, la vita naturale fetale, nella quale cresce l'essere umano, questa vita, scrive Buber, non conosce alcun io, nessun tu o lui, ma è proprio la vita indifferenziata. Da questa indifferenziazione, dove l'uomo poi si forma e poi nasce, l'io si può costituire soltanto grazie a un distacco primario e decisivo, un distacco da un tu. Il primo atto del bambino, scrive Buber, in cui esso si protende oltre la dimensione indifferenziata, fetale, e per così dire si allontana da questa l'afferrare di un tu, e non soltanto un determinato tu da esperire come la madre, un oggetto, bensì quel tu che è ancora senza nome, ancora sconosciuto e indeterminato, il tu per eccellenza. Tanto più questo tu sta di fronte al bambino, quanto più fortemente il bambino impara a distaccarsi come un mio, e questo tu è infatti qualcosa che sta in relazione con lui. Solo scoprendo la dimensione del tu scoprirà poi anche quella dell'io, che lo identifica e lo costituisce come soggetto. Quindi sono in gioco due mondi diversi, due diversi legami. Da un lato il rapporto simbiotico con la madre, la realtà fetale prenatale, che chiama un legame come un'unione assoluta nell'indifferenziazione, senza io e senza tu. Dall'altro il legame come relazione io-tu, relazione che il bambino scopre progressivamente avvicinandosi al mondo del tu e ritrovandosi in tal modo finalmente come io. Scrive Buber, questo tu non è qualcosa che per prima cosa si avvicina all'uomo, non è un fatto empirico che si presenta agli uomini, bensì è qualcosa che è già posto negli uomini. Esiste un tu innato, questo tu innato si dispiega di fronte al bambino, è qualcosa che esiste di per sé. E quindi la nascita del bambino itinerante, la scoperta di sé, ci permettono per Buber di avere le informazioni più complete sulla connessione delle due parole fondamentali, io tu e io esso, ovvero sulla dimensione umana rispettivamente della relazione e dell'esperienza. Nella vita prenatale c'è un rapporto simbiotico, un legame naturale assoluto con la madre e per suo tramite anche con il mondo, che andrà poi ritrovato nella relazione pienamente consapevole io-tu con gli altri esseri umani e anche con il mondo, trasformando quel legame naturale in autentico legame relazionale. Scrive Buber, la vita prenatale del bambino è un puro legame naturale, scambievole flusso, reciprocità corporea. Qui in modo peculiare l'orizzonte vitale dell'essere che sta formando appare segnato in quello dell'essere che lo porta, perché il bambino non riposa solo nel grembo della madre umana. La natura mondana di questo legame è tale da suscitare lo stesso incanto dell'incompiuta decifrazione di un'iscrizione preistorica,
Infatti, nel linguaggio mitico ebraico, si dice che nel grembo materno l'uomo conosce l'universo e lo dimentica la nascita. E questo legame rimane impresso come misteriosa immagine di desiderio. Occorre però non equivocare con questo desiderio, non si può ritornare alla vita prenatale e alla sua dimensione fusionistica di legame naturale, piuttosto occorre trovare nel faticoso percorso dell'esistenza, a partire dalla stessa prima infanzia, un legame spirituale e relazionale io tu, secondo un'ontologia della relazione. Certo, il prezzo da pagare per passare dal legame naturale al legame spirituale e relazionale io tu è quella separazione che, scrive Buber, accade in modo improvviso e catastrofico, la separazione dalla madre naturale, al figlio dell'uomo dato del tempo per passare dal legame naturale che va perdendo al legame spirituale con il mondo, cioè alla relazione. Come ogni essere che sta per venire al mondo, ogni figlio d'uomo riposa nel grembo della grande madre, di quell'indiviso mondo originario che precede la forma, sciogliendosi si apre la vita personale. È solo nelle ore buie che restiamo di nuovo vicini, in quanto sfuggiamo alla vita personale, ma questo di notte in notte capita anche a chi è sano. Grazie.